Benvenuti amici YouTube in questo nuovissimo video. Io sono l'Alex 100 e oggi sono in compagnia di Fire. Ragazzi, oggi sono qui per mostrarvi come scaricare Dragon Ball Fighters per computer con una crack che vi permette di andare anche online. Allora, praticamente questa crack è stata rilasciata nel momento in cui sto facendo il video, proprio in questo giorno, e comprende anche il funzionamento online, tant'è vero che io e Fair abbiamo giocato insieme. Ora vi farò vedere come funzionare, come installarla. Allora, prima di tutto andiamo su il link di Skydrow Games, che metterò in descrizione ovviamente, e qui ci ritroveremo subito su questa pagina. Allora, noi cosa facciamo? Ci scarichiamo la crack, che in questo caso appunto è il fix multiplayer. Quindi scarichiamo, io già ho tutto quanto installato, basta che cliccate download e la scaricate. E poi qua c'è il file torrent del gioco. Ora vi faccio vedere, e anche qui si scarica il file torrent. Ora lo avvio giusto per farvi vedere. Andate. Ecco qua, vabbè, io ho uTorrent web, che è col quale che mi trovo meglio. Ed è questa qui. Io adesso vado nella cartella, perché il gioco ovviamente già ce l'ho installato. Quindi faccio rimuovi torrent più dati. Ecco qua, questa qua quindi è la cartella che mi ritrovo. Ora, che cosa facciamo? Con la cartella che viene installata, cioè Dragon Ball Fighters, ok? Con questa cartella cosa facciamo? Io che ho fatto subito il collegamento col desktop di questa applicazione a forma di uccello, che non è, come dire, non è che è un fake, ma è il launcher del gioco. E che, quindi, che cosa fa questo launcher? Una volta scaricato il gioco, noi andremo a mettere la crack. Quindi io adesso vado su download e qui c'ho appunto la crack multiplayer. Che cosa facciamo? Copiamo tutto quanto qui dentro, come sto facendo io. Io adesso non metterò i file perché già li ho messi. E che cosa faremo? Prima di tutto, per mettere la lingua in italiano, andremo nella cartella red binaries win64 e avremo la cartella revolt. Eccola qui, il file revolt. Cosa facciamo in questo file revolt? Nel file revolt modifichiamo il linguaggio che si trova qui, cioè stesso il file dice che il default è English, noi cancelleremo e scriveremo Italian, cliccheremo salva, e una volta fatto ciò cliccheremo su questa applicazione, che ovviamente poi rinominerete in Dragon Ball Fighters, e vi si aprirà questo launcher. Una volta aperto questo launcher cliccherete sul appunto su questo pulsante giallo, e una volta fatto ciò si avvia il gioco. Adesso metto un attimo in pausa il video e farò vedere che il gioco si avvia. Eccoci qua ragazzi, allora come vedete il gioco si è aperto, ecco. Allora mo non si sentirà l'audio perché vabbè l'ho disabilitato. Ora qui appunto troveremo il gioco. Ora vi faccio vedere che addirittura va online questo gioco. Posso scegliere tra online e offline. Vado su online, comincio a far vedere la preparazione della rete eccetera eccetera. Ora vi faccio vedere che mi incontro con Fire nella lobby, oppure diciamo se ci troviamo nella stessa lobby. Altrimenti vi faccio vedere che mi troverò con altri giocatori, soprattutto perché questi dovete avere Steam aperto. E una volta che vi avviate il gioco, ecco qui parte la intro, una volta che voi aprite il gioco, su Steam uscirà scritto che voi state giocando a Payday 2 Demo. Un po' come le vecchie crack che utilizzavano questo metodo, è lo stesso metodo che utilizza questa crack, possiamo dire giapponese, per andare online praticamente. Ecco qua, mi ha completato la prova, ecco qua. Allora noi abbiamo varie persone, eccolo qui Zfire, eccolo, salve! Buonasera. Buonasera. Adesso vi faremo vedere che tutto funziona. Crea una lobby, perché non so come si fa, perché non ho mai giocato a Fighters. Questa è la prima volta, perché proprio oggi. Vieni qua dentro. Sì, entro. Ci stanno combattendo questi due piccoli. Allora, vieni qua. Ok. Allora,
Ok, Vorrei solo vedere che facciamo due funziona. giocatori, se no è un Sì, casino. solo due Ok, giocatori, vai, vai. vai, vai. Dobbiamo stando a far vedere che funziona. Entro nel lobby e poi. Sì. Ecco qua, date adesso mi ricerca proprio la sua stanza. Ecco qui, entro nel suo ring, scelgo la squadra che. Boh, sceglierò. Mettiamo questa. Ecco qua. Seleziono la squadra e mi metto qua. Ecco Ok, fatto. allora sei messo. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi se volete altri tutorial oppure se volete qualche gameplay. Mi raccomando, mettete mi piace o non mi piace se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Se avete problemi, scrivete pure nei commenti. E quindi noi ci rivediamo ad un prossimo video. A presto.